Ed eccoci qua signori, come vi dicevo stiamo per andare alle cascate del Niagara. Esatto, è un po' dietro l'angolo diciamo, abbiamo deciso in un sabato pomeriggio di fare questa attività, di fare 21 ore di macchina, no aspetta, no, 37 ore. 37 ore e quindi ora partiamo, lo yacht che ci aspetta. Ok, vado. Andiamo di là, andiamo di là. Ragazzi, viaggio della speranza continua, siamo quasi arrivati vicino al Brenta, questa via immagino, a fare il bagnetto, solo che secondo me non c'è neanche troppo caldo per farlo, più che altro ci si mette un po' a asciugarsi e con questa folta chioma non c'è problema, non c'è problema. È tutta una falsità quella dei capelli bagnati che ti fanno ammalare, di verità, se hai delle buone difese immunitarie te ne puoi sbattere il cazzo. La cascata? No, non c'è niente. No. Oh, fanno rafting lì, ma che carino, ma che carino sto posto. Anche niente ragazzi, passiamo dal mare alla montagna, di nuovo alla montagna, di nuovo al mare. Oh, non sto capendo un cazzo. Io parcheggio allora, eh? No. Mi sono rotto il cazzo di dare. Ragazzi, siamo finalmente arrivati, siamo riusciti a parcheggiare là, a trovare fortunatamente parcheggio senza impazzire e adesso ci prepariamo facciamo un paio di tuffi e penso che sia congelata, quindi mi riattiva la circolazione. Com'è stato il tuffo? Hai avuto freddo ragazzo? Ragazzo, ma mi sa che non ce la facciamo più giocare. Dov'è Giulio? Vatti a fare il tuffo. Prima facciamola dopo. Giulio, allora dici com'è stato il tuffo? 8. Com'è stato? Bello. Fredda? No, fredda, glaciale. Molto interessante, ragazzi. Gelata. Dentro per più di 30 secondi. Com'è stata l'esperienza? Fresca. Molto fresca, molto fresca. Un massaggio. Stai mescolando tu? Perché lui l'ha fatto prima. Ma è giusto, è vero. Cosa questo? Mi sei visto la peluria che usciva. Fabio. Ma a Fabio piacciono così. Alza. Ma serio? Vabbè. Alza. Facciamo l'ultima basta. Sì, dai, infatti. Raw material is for us. Lorenzo sta andando le carte con la mano destra e con la sinistra nel mazzo. Adesso ha cambiato disposizione. Fabio tira la sua carta. Gioca la sua carta. Un 5 di spade. Un 7 di spade. Tutto spade incredibile. E io andrò di spade. E quindi? Quindi un liscio. E quindi lisciamola. Cazzo, è vero. Cazzo. Grande. Vai, carica. Ho sbagliato, no, ritiro tutto. No, volevo riprendere la tua risata. Io non capisco i segnali che mi invia, i messaggi in codice che mi invia la Bea, a volte sono confusi. Che non li so toccati. Gioca la carta. Allora, mia cara, hai la possibilità di aggrappare? Qualcosa. Ti do qualche punticino? O qualche punticcione? Dai che mi sconcentra. Ti metti in imbarazzo così. C'è Fabio che sta diventando una meba. Yujits. Ma basta toccarmi il culo col piede. È in tela qua. È leggero. Oppure in tela. Dai, anzi, dai, mi vai, piace. Giulio. Chi tocca? Tocca a te prenderla. Vabbè, l'ha presa Fabio. C'è cioè, che merda. Hai pescato? Sì, io ho già fatto. Ah, okay. Sì. Io molto. Tocca a me, eh? Ti è. Tocca a me? Sì. Vado io. Bene signori, Giulio ha giocato, tocca a me, sto per fare una scelta molto importante. Beh, ci vado sopra. E là. Bello. Porco cane. Io adesso confido che il segnale acustico che ha provato. Posso avere, mio caro. Mi tocca anche dare la brizza. Bello, ottimo. Cazzo. Ottimo direi. Sì, ho caro. Ottimo direi. Ascolta, hai una briscola. Certo. Ho una briscola. Io lancio. Vai, lancia. Non ho paura a sguinzagliarla. Vai. Porca. Vaffanculo. Bravo. C'è, ragazzi. Campione. Qua si gioca in modo sporco. Campione. Nonostante il bagno. Ale. Madonna. Adesso rifacciamo tutto, Bea. Non aver paura. Ci riprendiamo tutto. È già stato usato tutto. Allora.
Lui ha il cavallo allora, di coppa. Dai, sì. Giocare ragazzi, poche pagliacciate. Era sceso, no? Non mi ricordo. Sì, sì, è sceso. Ok. Vabbè, questa gliela lasciamo. Lasciamigliela. Carica! Ma sei coglione. Dai, ma dove? Ma gioca! Ma abbiamo perso lo stesso. Cioè. Beh, piano, conta, conta lì. Dacci. No, io c'ho, no, io c'ho una cazzo, perché ne è andata a monte? C'ho la briscola. Ma noi avevamo il rete e lo mangiavamo. Il re, ah, mi hai trollato prima. Sì. È starta. Certo che ti ho trollato. Conti, conti. 55, beh, dai. Oh, quasi. Cioè, l'abbiamo praticamente. Ultima mano, abbiamo recuperato tutte le miserie. Ce ne andiamo, una toccata e fuga. Mamma mia, io c'ho sto brufolo in testa, sembra che ci abbia il terzo occhio, vedo il futuro. Comunque, una passeggiatina veloce alla fine, un tuffetto in acqua, che era particolarmente fredda e adesso si va... Oddio, è tutta rotta qua. Guarda qua, si è spaccato tutto. Ragazzi, siamo al McDonald's di Bassano. Adesso aspettiamo che arrivi la Nicole. E tempo, boh, 20 minuti, mezz'ora. Mangiamo qualcosina e poi andiamo al concerto di Paul Kalkbrenner. Segui il Range Rover, Nicole. Segui il Range Rover. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, finalmente siamo arrivati, adesso andiamo probabilmente là davanti a trovare un posticino per noi. Ragazzi, stiamo aspettando che arrivi un po'. Ciao! Sembra che siamo arrivati tipo nel momento perfetto, tipo 5 minuti prima, 10 minuti prima che inizi la festa e non abbiamo nulla da bere, mannaggia, vuoi qualcosa? Comunque ragazzi, cioè, spacca, ne vale assolutamente la pena e assolutamente da rifare. Ora dobbiamo capire se dormire in macchina e andare ad un altro festival domani o tornare a Verona. Spero che mi sentiate in tutto questo perché io non sento assolutamente niente. Non è che riuscito a dirvelo ragazzi ieri sera. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, aiutiamo l'algoritmo a capire che questo canale esiste. Adesso vi lascio qualche clip di ieri sera perché c'è Paul, cioè, spacca del brutto. Dai, ci vediamo domani, cioè adesso inizia il nuovo vlog e quant'altro.